E allora oggi siamo con Maria Chiara Cimini. Esatto. Giusto? Giusto. Eh? Ciao Sandro. È un'attrice meravigliosa che io ho avuto la fortuna di conoscere da spettatore, perché io ero in sala al Teatro San Paolo a vedere Il Medico dei Sani. Sì. Insieme con Gabriele Marconi, regia di Paolo Mellucci e autore Sergio Iovane e Mario Moretti. Ecco. Io ci tengo a dirlo perché di solito gli autori hanno un po' questa ingiustizia, subiscono spesso di essere poco nominati, invece sono importantissimi. Insomma, io ti ho conosciuto lì e insomma ho capito subito che è un'attrice verazza, un'attrice grazie. Verazza. Anzi, io mi viene in mente subito una cosa, guarda che cosa faccio, perché siccome tu sei romana, vero? Sì. Romana. Sì, sì. E io devo giustificare pure insomma la chitarra. Certo. E siccome ti trovo veramente con una bellezza popolana romana, e io quando dico questa cosa l'associo sempre alla grande Anna Magnani, e quindi non parlo di somiglianza, parlo proprio di... Ma guarda, tipo, mi hai fatto un complimento, cioè, meraviglioso. Allora mi viene in mente subito, ti dedico questa canzone, che è una canzone di speranza. Da domani comincio il Calvario, non c'è altro da fare. Finirà sto calendario e qualcosa cambierà, se morichi di volontà. Core mio, la speranza non costa niente, se potrebbe star pure meglio, ma che puoi fare? Per ora ci stai tu, questo arriverà, che stiamo meglio noi, che non mangiamo mai. Scritta da Franco Califano, il testo è di Franco Califano ed è una canzone che ti dedico subito in apertura. Grazie. Senti, a che età hai incominciato a fare teatro? Giovanissimo, ho iniziato a 14-15 anni circa, frequentando i primi laboratori, facendo i primi spettacolini. Poi dopo il diploma mi sono iscritta all'Accademia Internazionale di Teatro, mi sono diplomata e da lì è iniziato tutto il percorso, tutta la gavetta che giustamente ci deve essere, c'è stata. Senti, hai fatto anche teatro romano, immagino, insomma. Sì, 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 recentemente, insomma, qualche anno fa ho recitato al Teatro Tirso de Molina con Pietro Romano, Luciana Frazzetto, Stefano Antonucci, Nerone Superstar abbiamo fatto, questo Nerone rivisitato e corretto per la regia di Roberto D'Alessandro, e ci siamo divertiti molto. E quindi insomma ti piace fare anche cose romane? Assolutamente, infatti molto spesso nei personaggi che interpreto io porto proprio il mio dialetto, perché credo sia giusto portare anche la vita quotidiana sul palcoscenico, la realtà, la concretezza, no? E il dialetto romanesco in questo dà una grande mano. Senti, Nata Romana, raccontami qualcosa di strano che ti è successo, visto che insomma in questa rubrica piace molto ascoltare, diciamo, gli aneddoti, le cose strane che succedono dietro le quinte. Dai, raccontamene una proprio con una... Ma guarda, ce ne sarebbero tante in tanti anni, insomma. Però me ne viene in mente una curiosa, carina. Facevano dei provini perché avevano scritto la versione teatrale del film Sister Act con Whoopi Goldberg, e avevano scritto appunto questa suora, per forza si chiamava, e facevano questi provini perché cercavano insomma queste suore. Quindi io mi presentai, studiai tantissimo, un ruolo comico, un ruolo drammatico, preparai un pezzo cantato perché insomma era una commedia musicale, quindi mi chiederanno di cantare, mi chiederanno di essere seria, di essere comico, quindi studiai tantissimo, arrivai lì, avrò avuto 24-25 anni, c'erano tante ragazze, e il regista Claudio Bernabei, che sta lassù adesso, mi passò davanti, mi guardò e mi disse: che sei venuta a fare tu? Maestro, il provino. Per cosa? Per una delle suore, credo, maestro. Te, a suora, con quella faccia. Ma vediamo un attimo, va. E io rimasi malissimo. Immagino. Mi fece giusto improvvisare una cosina e mi mandò via. Quindi pensai, ecco qua, non sono stata presa, vabbè. Invece dopo pochi giorni mi richiamarono dicendo che appunto lui mi voleva vedere. Io andai non sapendo che caspita, forse mi ha richiamato per prendermi ulteriormente in giro,
E invece mi disse: senti, te la suora con quella faccia non la puoi fare, non la potrai mai fare, guarda, te lo dico io. Dice: però potresti fare il commissario di polizia. E il commissario di polizia, rispetto ai ruoli minori delle suore, era un co-protagonista, certo, accanto a Danny Mendez, certo, che faceva appunto il ruolo che era nel film, quello di Whoopi Goldberg. E mi mise a fare sto commissario di polizia, quindi mi presentai per un piccolo ruolo e andai in scena come coprotagonista. Fu una cosa curiosa, ma ricordo ancora la faccia di Claudio. Ti ha fatto fare il commissario? Mi fece fare il commissario, ma la faccia sua non me la scorderò mai, quando mi disse: te con qua la faccia la sua, non la potrai mai fare. Senti, invece d'attrice, sicuramente insomma sei legata comunque anche alla musica, magari sì, anche se avrei anche cantato in scena qualche volta, magari d'attrice, però insomma... No, quello no, cantato in scena... Però qualcosa legato alla musica? No. Beh sì, in ogni spettacolo ci sono comunque dei sottofondi musicali, delle colonne sonore, delle canzoni che ti rimangono, no? Mi viene in mente ad esempio uno spettacolo a cui sono legata, che è L'Inquilino, di Enzo Casertano. Il testo è di Enzo Casertano, eravamo in scena io, Enzo Casertano e Massimo Pagano, per la regia appunto di Roberto D'Alessandro, e lì avevamo messo gli 883 come sottofondo musicale dell'intero spettacolo. E c'è una canzone che ti ricorda particolarmente? Dai, accendiamola, la visto sempre, perché c'ho... Guarda, lo spettacolo che... mi ricordo si apriva proprio il sipario sulle note di Come Mai, degli 883, no. Una delle più famose forse. Vediamo un po' se me la ricordo. Dai, accendiamola, dai. Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Poi all'improvviso sei arrivata tu, non so chi l'ha deciso, mi senso sempre più una quotidiana guerra, una razionalità, ma va bene pur che serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui seduto in una stanza pregando per un sì. Mi sono ricordato un po' pure io le parole. Ci abbiamo provato. Però devo dirti una cosa, da come la cantavi è una cosa che proprio senti... Sì, ci sono legata perché rappresentano gli 883 un po' la mia infanzia, no? Ah, ecco, vedi, c'era qualcosa, sì. Perché ho visto negli occhi, ho notato proprio, c'era un colore di quando uno canta una canzone proprio che... Sì, sai, le prime feste... delle immagini davanti. Sì, delle immagini. Sai cosa avevo infatti davanti agli occhi? Le prime feste che si facevano a casa, bello, no? Nel pomeriggio facevamo le feste noi a casa, non è che andavamo in discoteca, di pomeriggio a casa. E questo era uno dei lenti che si mettevano per ballare con il ragazzetto. Quindi... sì, quelle fanno parte di quelle cose che noi abbiamo vissuto. Senti, noi ogni tanto ci tocchiamo qui perché le zanzare stiamo facendo finta di niente, ma proprio arrivano proprio ma le vinceremo noi. Sì, vinceremo infatti noi. È una cosa incredibile, però insomma andiamo avanti. Senti, invece programmi per il futuro? Ma guarda, programmi dopo la quarantena, insomma è un po' difficile fare programmi, è un momento però... difficile per tutti, però non ci arrendiamo, dai, stiamo cercando di creare dei progetti, di portarli avanti, speriamo di poterli concretizzare, sì. Perché io credo, insomma, non ci aiutano, non ci chiamano, aiutiamoci da soli e cerchiamo di creare, insomma la creatività fa parte di noi artisti, no? Beh, io in uno degli incontri che ho fatto appunto con Paolo Mellucci, che insomma è stato l'amico che ci ha fatto conoscere, esatto, grande artista, regista, attore, insomma, e lui proprio in un incontro fatto con lui mi raccontava che secondo lui, ho fatto la stessa domanda riguardo al futuro, e lui mi ha detto che secondo lui, e io condivido,
Noi che siamo appunto sempre molto solitari, l'artista è sempre uno un po' che vive in solitudine, e insomma da soli non si fa nulla, e lui diceva appunto che in due si diventa già una squadra, quindi in questo momento ci vuole un po' di unione tra di noi, collaborazione, assolutamente di collaborazione, sì. Quindi sì, questa è una cosa molto importante, insomma io mi auguro che ecco, noi ci siamo conosciuti da poco, io in questo giro che sto facendo lo sto facendo con tutte persone che stimo, che mi stimano, con amici con i quali ho avuto fatto tournée, ho fatto tante cose, ma sto scoprendo anche attraverso questa rubrica degli amici, dei colleghi e degli artisti con i quali io non ho mai lavorato. Ecco, noi magari abbiamo calcato sicuramente gli stessi palcoscenici di Roma, però insomma non abbiamo mai lavorato non insieme. Ma chissà che non ci sia in futuro occasione, presto, però insomma ecco, a pelle ti ho, così nel conoscerti ho pensato che sicuramente eri una bella persona, e sono grazie, convinto che lo sei, e quindi ti auguro di fare tante belle cose, speriamo appunto in futuro di farle insieme. Volentierissimo. E, senti, un'altra cosa, che così un'altra piccola curiosità, che girando per l'Italia, ecco, tu prima mi hai raccontato un aneddoto legato a un provino che tra l'altro credo che non so, tu i provini li ami oppure no, io sono non uno li che amo li detesta. Per niente. Eh sì, anch'io, perché insomma trovo che il meccanismo del provino sia abbastanza diabolico, no? Cioè tu magari in pochi minuti devi riuscire a dare tutto te stesso, a mostrare tutto quello che sai fare, che non c'è, sai un po' fare. Dell'esame che insomma diventa, sì, una cosa un po' è un po' un esame, fa parte del nostro mestiere, per carità, giustamente. Sì, però una cosa che però, tu sai, giustamente vieni giudicato, però stai su un palco, fai uno spettacolo, poi ti può piacere o non certo, piacere. Però lì hai magari carino, un'ora, due esatto, ore di tempo esatto, per esatto, esprimerti, e poi per esatto, carità ci può stare il non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. Però, altro, noi siamo, al giudizio siamo sempre pronti. Assolutamente. Però il provino c'è un po' d'esame. Lì magari in due minuti, in tre minuti, in cinque minuti, insomma il tempo del dovrebbe provino. Essere anche chi ti provina a capire, insomma, lì c'è un po' tutto un gioco, è un gioco un po' strano. Però ecco, appunto, tu mi hai raccontato un aneddoto legato ai provini, invece c'è qualche aneddoto così col quale chiudere, per magari in tournée, che ti è successo in tournée girando per l'Italia? Qualcosa. Ma di aneddoti ne capitano durante le tournée, cioè figurati, ne capitano sempre di cotte e di crude. Uno in particolare in questo momento non mi sovviene, però. Sarà che ce ne sono talmente tanti che uno in particolare non. Ma a te per esempio piace diciamo girare, cioè per esempio chi soffre le tournée preferisce fare lo spettacolo a Roma, in città, perché magari va in maniera quasi impiegatizia a teatro. Ma noi non siamo, sono, a me piace tanto, no, girare, a me salire, sì, mettermi su un'autostrada per andare a fare una serata fuori, a me piace, no, io amo viaggiare, quindi sì, quindi sì. Sei d'accordo con me? Sono insomma d'accordo con te, mi piace viaggiare, mi piace spostarmi. Allora guarda, quindi, il feeling sì, l'abbiamo trovato, la macchina ce l'abbiamo meravigliosa, dobbiamo soltanto trovare qualche serata da fare fuori, e comunque a prescindere da questo speriamo di tornare veramente tutti al più presto. Assolutamente. Senti, io ti ringrazio per questo incontro, mi ha fatto piacere. Adesso andrà queste puntate, che sono tutte buone alla prima, a meno che non ci sono a volte dei problemi meccanici, ma come dire, ripeto, c'è l'estemporaneità e la buona alla prima, e quindi speriamo insomma di vederci. Vabbè, ma guarda, lo sai che non mi è mai successo in queste puntate, ma ora mi sono perso, perché ho queste zanzare che mi stanno a fare. Sì, le sento. Quindi anch'io dietro la schiena. Ti ringrazio, è un piacere, di essere stata qui sulla macchina con me, e grazie, ci vediamo presto, speriamo, sulle tavole di qualche teatro. Va volentieri, bene? Speriamo. Grazie. Grazie a te.